Come state ragazzuoli? Spero stiate bene. L'estate ormai è alle spalle e Monti è sulle palle. Il nuovo anno si appresta ad arrivare, a svolgersi. Penso di lasciare un po' YouTube, quindi sul mio primo canale non ci saranno più tanti video, ma per un semplice motivo, che mi piacciono molto i cortometraggi, quindi mi prendo una bella pausa per fare dei cortometraggi, che mi piace di più. Quindi si sa che fare dei cortometraggi non è che tu ci metti 10 minuti come faccio i video io, che accendo la telecamera e parto, ma c'è più. Poi, quando si fanno dei cortometraggi a livello di hobby, hobbistico ovviamente, metti insieme 3-4 persone, 5, 6, poi il problema è che il martedì sei libero tu ma non è libero lui, il giovedì è libero lui ma non tu, non lei, insomma. Quindi ecco perché ci vuole così tanto tempo per far pure una cagata, anche se fate una cagata ci vuole tanto tempo per farla, no? Però è molto più divertente, devo dire che mi divertirei sicuramente di più che stare da solo davanti alla telecamera, mi sono rotto un po' i coglioni, diciamo. E quindi preferisco fare questi cortometraggi. Avevamo iniziato prima dell'estate il cortometraggio Mamma non mamma, che durerà 15 minuti, 16 più o meno penso, insomma. E pensiamo appunto di riprenderlo, visto che l'estate è finita, tutti quanti siamo ritornati alle nostre basi. Cercheremo di finirlo in modo da avere una cosa finita bene, insomma. Poi c'erano altri piccoli cortometraggi, gag, robe più così, insomma. Ogni tanto ovviamente ci sarò io con la mia telecamera che rompo i coglioni, ma bisogna seguire un po' le passioni, non bisogna essere sempre troppo. Fai ciò che ti piace, insomma, nella vita, sempre, anche se la cosa è positiva o negativa, non lo so, però l'importante è che a te piace, ti diverti, punto. Il resto si vedrà. Alla prossima, signore e signori, un buon viaggio.